Signore e signori, direttamente da Uno Mattina, Luca Di Nicola. Buonasera, buonasera a tutti, grazie, grazie. Continuate, continuate perché è l'inizio della nona edizione di Sul Mona Moda. Bentornati. Oh, dunque io sono sempre estremamente contento di essere qui al timone di questa manifestazione perché insomma devo dire annovero in questa mia piccola modesta carriera anche tante manifestazioni come queste che mi sono portato dalla prima edizione. Prima facevo una battuta di Ivan, dico Ivan ma un giorno non ci sarò più e lui mi ha detto beh io te vengo appresso quindi perché bene o male abbiamo quasi la stessa età e beh, insomma questo succederà tra 200-300 anni quindi insomma sul Mona Moda è destinato a continuare e probabilmente anche con spero siate contenti la mia conduzione poi vengo volentieri a Sul Mona perché insomma come si fa a non venire volentieri in questa splendida città in questo teatro Maria Caniglia che adesso si fa sentire. Oh, una manifestazione importante che ha sempre coniugato la moda, quindi le primizie, tutte le novità, le belle cose, l'ultimo grido che poi faremo vedere qui su questo grande palco del Teatro Comunale di Sulmona e poi la musica, gli ospiti e sempre comunque un momento di riflessione. Anche quest'anno infatti noi parleremo, rifletteremo su qualcosa che non va, su qualcuno che è probabilmente meno fortunato di noi e quindi è da aiutare. Per esempio i bimbi e i bambini li abbiamo sempre tutti quanti particolarmente nel cuore, soprattutto quando vi parlo, poi approfondiremo bene l'argomento dei bambini dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù. Insomma, tra poco più di un mese sarà anche Natale, quindi pensare che c'è un nosocomio riservato soltanto ai bambini, bambini sicuramente meno fortunati dei nostri, è bello oggi pomeriggio, idealmente trascorrere appunto il pomeriggio di Sul Mona Moda proprio con quei bimbi che salutiamo con il nostro affetto ovviamente. Di questo parleremo dopo. Voglio dire grazie alla Regione Abruzzo, alla provincia dell'Aquila e al Comune di Sulmona che da sempre patrocinano questo evento che oramai è quasi al decennale il prossimo anno, un evento ideato, organizzato da un caro e fraterno amico e bravissimo organizzatore che lavora ovunque in Italia con grande successo. È il papà anche della Venus Entertainment. Il saluto, l'applauso di in bocca al lupo per Ivan Giampietro. Ciao Ivan, bravo. Dunque, Ivan ogni anno mi ha fatto un regalo, che lui dice che mi vuole bene, mi fa trovare una compagna bellissima, questa qui è già la seconda volta che me la trovo su questo palco e sono particolarmente felice perché intanto in questo anno siamo anche diventati amici ed è bello averla comunque al proprio fianco, non soltanto perché è una splendida ragazza fisicamente, voi sarete d'accordo con me, anzi lo siete perché la conoscete benissimo, ma poi perché è un'ottima collega. Un grande applauso e l'abbraccio del Maria Caniglia per Mirella Sessa. Buonasera. Ah. Buonasera al pubblico di questo meraviglioso teatro e fatti dare un bacio. Due.
al confetto più dolce di Sulmona. Mirella, grazie, eccolo qua. Grazie, grazie. Lasciami dire una cosa, io ringrazio te innanzitutto per questa meravigliosa accoglienza. Poi sono felicissima di essere tornata a Sulmona, che è una cittadina stupenda. Io vengo qui, faccio una passeggiata, respiro aria pura e poi ne approfitto per fare una scorpacciata di confetti. Non soltanto, già abbiamo mangiato benissimo. Poi, ecco, sì, poi per una settimana però sì, faccio una dieta molto ferrea. Ma non hai bisogno, perché tanto, insomma, voglio dire, tu puoi mangiare di tutto, hai un fisico splendido, insomma, sei un atleta, nel grazie, senso che sei una modella bellissima e bravissima, e sei soprattutto una conduttrice. Infatti, già per il secondo anno sei stata promossa dopo l'esperienza con la web television di Miss Italia. Sì, Miss Italia Channel, una bellissima esperienza. Però io non avevo finito, sì, perché volevo dire una cosa, sì, sì, molto dimmi, importante, dimmi, dimmi. E ci tengo. Segreta? No, qui vedi, non c'è scritto nulla sul copione, perché è una cosa che penso certo, io sono dimmi, davvero onorata di essere qui al tuo fianco. Vai, per la seconda volta, perché già l'anno scorso per me è stata una grande esperienza, quindi ringrazio Ivan di avermi dato questa possibilità e poi io ti seguo sempre, perché grazie, tu sei bravissimo. Buona, solo è lei. È così, è così, è così. Grazie, grazie, grazie. Intanto voglio salutare il parterre, voglio salutare il sindaco, ecco, e la dottor Fabio Federico, l'assessore alla cultura Lorenzo Fusco e la dottor Colaprete dell'ufficio cultura, lo stilista di Miss Italia, il nostro amico Cesare Guidetti. Ecco, grazie. Un bacio Cesare. Ebbene, come già annunciato tu, sarà una serata molto ricca, ci saranno diversi momenti e ci saranno dei momenti dedicati alla moda, come ogni anno qui a Sulmona. Potrete ammirare infatti i capi delle migliori aziende di Sulmona, che saranno indossate da bellissime modelle, alcune delle molto, quali, devi sapere, vengono proprio da questo concorso, da questa edizione di Miss Italia, perché Ivan, tra le varie produzioni, si occupa ovviamente di gestire il concorso di Miss Italia qui in Abruzzo. Sì. E tra loro ovviamente c'è anche la vostra Miss Abruzzo, una ragazza bellissima, molto bella, deliziosa, che poi ho avuto modo di conoscere a Salso Maggiore, molto molto poi dolce. Poi ero lì, insomma, a Roccaraso quella sera a presentare la finale di Miss Abruzzo e ricordo un grande pathos, una grande emozione nel dire: vince Miss Abruzzo Gloria Castrataro! Eccola! Passerella, 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 prego. Ma che splendore, che splendore. Poi rispecchia proprio i canoni delle ragazze abruzzesi, vero? Bella, alta, mora. Oddio, ma che fa? Se ne va? No, nel senso, la passerella che ritorna. Ah, va da Guidetti, così Guidetti la guarda, capisco, capisco, Bellissima Gloria, l'applauso del Maria Caniglia per te. E lei è davvero un'ottima ragazza, un po' come te, bella dentro e bella fuori, ragazza, grazie, insomma, di quell'acqua. Io famosa. Posso darti un bacino? Ecco, un bacio, gli hai detto un bacio e poi glielo do anch'io. Ecco qua, quanti baci. Poi, davvero complimenti, perché lei si è classificata tra le primissime posizioni al concorso di Miss Italia. Allora Gloria, com'è stata questa esperienza? Ma soprattutto io sono curiosa di sapere, com'è che hai deciso di partecipare? C'è lo zampino di Ivan? Sì, lo zampino di Ivan c'è, perché io sapevo della sua agenzia, insomma mi sono informata e da lì, appena mi ha visto, mi ha detto subito se volevo partecipare. T'hanno fatto subito l'attacco e dice: mamma quanto è bella. Infatti adesso Ivan, diciamo, Ivan, la Venus Entertainment, nel senso che professionalmente tu ti stai affidando, hai fatto tanti lavori, stai facendo tante belle cose, come ti trovi anche in questo senso? Cioè, finita l'avventura di Miss Italia, archiviato il concorso, si sono spalancate un po' le porte dello spettacolo, diciamolo anche per quante volessero poi emularti la prossima estate. Guarda, sì, Miss Italia è stata stimolante, perché adesso lavoro come modella e sto studiando anche recitazione, quindi ti apre comunque molte porte. Bene. Tutte le ragazze ci devono provare assolutamente. Guarda, io sono sicurissima che tu farai molta strada, perché ti affiderai a Ivan, che è una persona squisita, poi una persona davvero fantastica da un punto di vista anche umano, te lo posso assicurare. Anzi, per suggellare l'inizio di questa collaborazione artistica tra te e lui, Ivan ha deciso di farti un omaggio. E quindi io, ecco, vorrei far entrare Luana, che è la nostra valletta di questa sera. Ciao Luana. Ecco, questi Luana, sono per te da parte di Ivan. Hai capito che belle? Insomma, un bocciolo di ragazza e un bel mazzo di fiori da parte della Venus Entertainment, appunto, che segue Miss Italia in Abruzzo, e poi sono un po', è un po' la tua agenzia. Io voglio dirti grazie, vero, insomma, Gloria, per essere grazie, stata con noi. Grazie, soprattutto in bocca al lupo, e tanti, veramente tanti in bocca al lupo per la tua carriera artistica, ma soprattutto per la vita. Ma, e poi auguri, perché auguri è bello, porta bene. Dice che porta male auguri. No, mille auguri per tutto, anche per la vita. Gloria Castrataro, Sulmona Moda numero 9. Ciao. Ciao Gloria. Ah, vengono a riprendersela i Valletti. Abbiamo anche... Chi ma chi sono questi? Scusami. Che ne so io? Salve. Salve, scusi, no, corso video qua dietro, per vorrei... Che sa, Dolce lei, Gabbana, dei poveri. Lei chi è? Sì. Luca Garagozzo, detti Gara Gara. E lei invece? Tassinari. Beh, lei passa già di qui, da queste parti, ecco. È venuto al Teatro Maria Caniglia.
Allora, io qui ho un Luca che basta e avanza. Sono due Luca poi, ancora. Due Luca, e non va bene questo. Non c'è due senza tre. Luca alla terza, insomma. Però, Luca, questa musica cosa ti fa ricordare? Chiambretti Night. Ma tu saresti quello del Chiambretti Night? Esatto, sono io. Ho visto tante belle ragazze quando passando di qua, ho detto, perché non entrare? No, poi essendoci anche un bel motivo di solidarietà, ho detto, beh dai. Avevano allora, visto quanto mangia, non è che te le vorresti mangiare queste ragazze. Luca Tassinari da Chiambretti Night e Luca Garagozzo dalla Tupa. Ecco qui, abbiamo il secchione. Anche un omaggio per voi direttamente dalla Venus Entertainment. Senti un po' il lucchettino. Ma così, no, ecco. Dico, le mandiamo via così. No, tu a Chiambretti Night hai una sorta di specializzazione, cioè ti si sta apprezzando perché sei dedito particolarmente alla matematica. Esatto. Proprio il contrario di quello che ho fatto invece io nella mia vita. Dunque, a questo punto io voglio sondare, assaggiare. Questo ragazzo, avete visto, no? Piero ha anche smesso di prenderlo in giro perché è bravissimo, è un mostro. Stai cercando di risolvere questo problemino, uno dei tanti problemi l'ipotesi di Riemann. L'umanità. Ecco. Ci sei riuscito a risolvere questo problema? È 150 anni che nessuno ci riesce, quindi ci vorrà ancora del tempo come minimo. Per chi non avesse seguito la trasmissione, il problema... Ecco, dillo al microfono, il problema che cosa... E non è facile neanche da dirlo. Comunque c'è questa funzione z di Riemann che per i numeri complessi con parte reale maggiore di 1 vale la somma su n, sì, okay, di n alla meno sta a posto. No, no, va benissimo. Non abbiamo capito tanto. Facciamo una prova. Sondiamo. Ascolta, senti qui, ascolta. Secondo te, io gli chiedo. Non può sentire, scusi, è candidato. Che gli chiediamo? Sì. Sì, vabbè, questa non la saprò mai. Allora, cattivi, eh? Luca Tassinari, tu che sei un esperto di matematica, sì, capirai. Quanti minuti ci sono in 4 anni? Capirai, sì, vai. Beh, allora, in un giorno ci sono 1440 minuti. 4 anni hanno 1460 giorni, quindi 1440 per 1460 fa... Non è normale, allora. Sì, no, nel senso buono. Sì. 2.102.400 minuti. 2.102.400 minuti. Che quindi vuol dire 126.144.000 secondi. Moltiplicato per 4 anni, ovviamente. Però c'è un problema, che ogni 4 anni di solito c'è sempre un anno bisestile. Quindi bisogna aggiungere un giorno che sono 86.400 secondi. Oh, ma tu quindi... stai sveglio la notte per pensare a queste cose, o proprio ti viene naturale, il tuo cervello funziona in questo modo, insomma. No, no, comunque quindi sono 216.230.400 secondi. Sì. L'unica eccezione sono gli anni che stanno attorno a un anno che è multiplo di 100, ma non è multiplo di 400, perché in quel caso non c'è l'anno bisestile. Sto pensando a mamma e papà in questo momento. Ecco, anch'io. Io direi proprio che possa passare. È promosso, Luca. Sì, un applauso, sì. Luca. No, è bello che siamo stati tutto il pomeriggio a dire spariamogli questa domanda micidiale. L'altro invece è esperto di chimica, ce lo ricordiamo, la pupa e il secchione. Vero? Ecco, benissimo. Anche per te ce n'è una di domanda. Questa la posso dire io? Sì, sì, sì. La formula del glucosio. Ragazzi, la saprà, la sai? Ci sei H12O6. Vabbè, ma questa era facile però. Vabbè, ma io che però... è facile? Perché tu facevi glucosio a scuola, io scusami. No, no, voglio dire. Io e la chimica, guarda, due cose, due mondi a parte. Chimica e matematica, va bene. No, cioè, ma mi po'... scusi, se non c'è chimica non c'è nulla. Ragazzi, ecco, questo è il provolone, fammi, se dico io. Senti, qui non siamo alla pupa e il secchione. Sì, ma ha cambiato come uomo, adesso basta studiare solo donne. Che meglio. Hai capito il figlio di Caterina Caselli qua, caschetto d'oro. Va bene. Simpaticissimi, okay. Simpaticissimi davvero, Luca, grazie. Luca Garagozzo, Luca Tassinari, in bocca al lupo ragazzi, ci vediamo dopo, Ciao ragazzi. Grazie. Simpatici, Molto, molto simpatici. Poi oggi pomeriggio ci siamo... Poi mi spieghi che cosa ha detto il primo al matematico a proposito del calcolo dei secondi, perché mica l'ho capito, era una cosa... Ma neanche io l'ho capita comunque, vabbè, cioè una cosa... Ecco. Comunque, vabbè, diciamo adesso ci rallegriamo con la musica invece, con la musica forse è meglio, la band che passiamo a presentarvi esordisce in realtà negli anni 90, si chiamavano Vernice, nel 2010 invece hanno cambiato il loro nome, sono gli Avin B e sono stati tra i protagonisti musicali canori dell'estate 2010 che si è conclusa qualche mese
mese fa con un tormentone, Vacanze in Italia, anche sigla del programma radiofonico di Radio Rai, Lido Lorena ha cantato questo brano insieme al grande Edoardo Vianello. Ebbene sì, e proprio questa canzone ha vinto un premio molto importante, è stata premiata al Venice Music Awards come hit estiva, ed il video che vedrete fra qualche istante è stato premiato al Festival del Cinema di Venezia come miglior video. Questo evento, questa premiazione si ripeterà il 25 novembre al Festival del Cinema di Roma Videoclip a Cinecittà Studios alla Sala Fellini. Si meritano tutto questo e anche di più gli Avin B. Allora vi presentiamo il nostro singolo estivo che ha vinto il premio Radio Hit, come ha annunciato prima Luca. Si intitola Vacanze in Italia, con l'accento sulla A, mi raccomando, e c'è la brevissima partecipazione di Edoardo Vianello, del simpatico Edoardo Vianello, a cui farei un applauso. E manderemo dietro il videoclip, credo, che è stato premiato, tra le altre cose, quanti premi, al Festival del Cinema di Venezia. Quindi, per voi, Vacanze in Italia. Ma tu sei lì che balli e ti godi il casquet. A Cancun c'è qualcuno che danza e al sole che tramonta si stringe con te. Formentera, le 7 di sera, ancora non ti svegli e preparo il caffè. Mi conosci abbastanza, non direbbe che c'è. Zanzibar, io vorrei andare a Zonzo, ma tu sei lì che parli col tipo del bar. Santorini, riecco sto sbronzo, mi torna quella nausea che avevo gli Akbar. Rodi Creta, tiro de cretina, eppure lo sapevi che non ero una star. Polinesia, sei sciocca e Vanesia, ma vattene in città. Invece di amore, se andiamo a Riccione, c'è tutto che va, tutto che va. La coppia si accoppia, il cuore ci scoppia, al sole tricolore d'Italia. A Maurizio striacco quel vizio di metterti a flirtare con quelli col gel. Costa Azzurra, se trovo quel tizio che t'è venuto dietro laggiù a Saint-Tropez. Bora Bora è almeno mezz'ora che parli con chiunque all'infuori di me. Ipanema, un patema d'amore che rassomiglia a te. Sulle mani! Oh! Invece mio amore, se stiamo a Riccione c'è tutto che va, tutto che va. La coppia si accoppia, il cuore ci scoppia, sul mare azzurro azzurro d'Italia. Zanzibar, io vorrei andare a Zonzo, ma tu sei lì che parli col tipo del bar. Santorini, riecco sto sbronzo, mi torna quella nausea che avevo lì a far. Rodi Creta, Tirone cretina, eppure lo sapevi che non ero una star. Polinesia, sei sciocca e Vanesia, ma vattene in città. Il mio sole, il mio cielo e la stanza, sono in Italia. Sienta a me per andare in vacanza, resta in Italia. Italia. Grazie! Ale, gli Avin B, un altro Luca, Luca Guadagnini. Ciao. Grazie ragazzi, grazie per essere con noi. Enzo Alberigi, Pino Basterelli, ciao ragazzi, grazie in bocca al lupo. Ci siamo anche gustati, grazie, è bellissimo. Vero. Il dietro video. Le quinte, che poi
di questa colonna sonora dell'estate 2010, Vacanze in Italia, zazazza. Che devi sapere che al di là della musicalità racchiude un significato importante, perché è un invito a tutti quanti i giovani a rispettare le norme stradali. Mi piace importante. Perché giustamente tu stai ricordando questa cosa, mentre invece io facevo zazazza per scongedare loro. No, anch'io mi sono... Zazazza. Però è vera questa cosa, noi facciamo zazazza con la macchina e poi ci facciamo molto male, invece loro sono sempre molto attenti, non a caso adesso vogliono, invece verranno, torneranno sul palco, perché c'è una sorpresa, certo, per loro. La sorpresa significa che non dovevamo comunque farglielo capire subito, perché loro sono sempre impegnati in questo momento, per esempio, in un altro progetto importante. Vi ho parlato ad inizio di questa nona edizione di Sulmona Moda, cari amici sulmonesi, dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù. Infatti loro sono impegnati nel progetto Rock per un bambino, c'è sempre appunto la causa nobile dell'aiuto ai bimbi, che non stanno troppo, certo, bene, evidentemente. Questa è una cosa bellissima, poi avremo molto modo bella di approfondire anche più tardi. Come no, avremo un ospite importante, un collega di una radio importante, una sorpresa, saluteremo Roberto che è il loro manager, che è un altro caro amico. Sì. Ma intanto li vogliamo accanto a noi, gli AVB di nuovo? Dai. Perché almeno facciamo questo omaggio e possiamo ecco appunto dire loro... Grazie. Eccoli qui di nuovo, gli AVB. Luchino, sì, ma insomma, la discesa dalle scale è importante di nuovo. Ragazzi, ho parlato io del progetto Luca. Grazie. Rock per un bambino, e a questo punto, vista la sensibilità da voi, come dire, sempre espressa e manifestata, la Venus Entertainment è appena arrivata a Luana, ecco. Grazie. Attraverso voce, volto e fisico splendido della Sessa, vuole consegnarti questa targa, appunto, dove c'è scritto proprio non edizione di Sulmona Moda agli AVB per il profuso impegno nel sociale. Complimenti, ragazzi. E noi ringraziamo tutti voi e sosteniamo sempre i bambini, perché meritano. Grazie di nuovo. Non è TV del dolore, no. Ma Luca non lo dice a caso. Luca è stato protagonista in prima persona, siccome è un ragazzo bravo, che se non è lui a dirti ricorda questa cosa, ma Luca ha perso un pargoletto dentro casa, quindi insomma, ecco perché, vedete, dal dolore poi nasce, comunque riferisce la speranza per far sì che altri papà non possano provare, certo, quello che tu andate hai provato. Andate sempre avanti, perché serve sempre andare avanti, e la fiducia, e i medici sono bravi, specialmente in quell'ospedale, come in tanti ospedali, però quando vengono curati i bambini, diciamo che quei dottori sono veramente grandi, quindi noi... Sì, dimmi lui. No, vedi che significa avere però Rangioletto, che sì, comunque non ti ha fatto togliere il sorriso, no. E tu continui a lavorare pensando a lui e anche agli altri. Sì, fortunatamente devo dire, certo, che ho espresso il mio dolore, come hai detto te, verso questa cosa che è la musica. Nessuno mai ci fermerà. Non ti sei chiuso nel mai, tuo dolore. No, mai chiuso. E ritengo di essere fortunato, tutto qui. Assolutamente. Grazie. Grazie, grazie a te Luca. Grazie ragazzi, grazie Pino, ragazzi. Grazie Enzo. E a prestissimo. Ho voluto farglielo dire, perché insomma, sai, a volte riempirsi la bocca con la parola solidarietà è facile. Un papà che perde insomma un bambino e continua ad avere la forza, vedo ecco, che sei emozionata. Sono emozionata, questo volevo dire, che ciò significa avere non soltanto una grande forza, ma davvero un grande cuore. Vero, vero, loro vero. Ce l'hanno. È vero, assolutamente. Adesso però la parola, dunque c'è il prefisso che è Sulmona e poi abbiamo moda. Sulmona, moda. Parliamo di moda. Moda, Mirella. Moda, espressione. Allora, la moda qui a Sulmona di una donna raffinata ed elegante, per chi ama vestire in maniera ricercata e con stile. Allora la risposta è Chagall. Per voi si parte. We'll be right back.
Just like back in the day, 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 siamo entrati proprio da parte pregnante insieme, di Suona Moda. Sì. Un applauso alle Manchè innanzitutto. Bellissime, bellissimi capi Chagall, proposti da Chagall, che è un'elegante boutique situata nel cuore del centro storico della città ovidiana, precisamente in Corso Video 219. Pietra Emiliana di Sulmona Moda, direbbe sì, Totò. Pietra Emiliana. Una pietra miliare davvero di Sulmona Moda, tutte da visitare, belle ragazze, Venus Entertainment. Belle e brave. Ciao ragazze. Grazie, ciao. Grazie ragazze. Beh, ricordiamo a questo punto i marchi. Ciao ragazze. Ciao. Che beh, simpaticone che sei, ma no, ti beh, con loro ho condiviso il palcoscenico di Miss Italia. Io sono un po' gelosa, non mi devi trascurare. Vabbè, allora adesso... Io stavo parlando dei marchi. È vero, i marchi, importante. Marchi. Ecco. Come no? Tutti li voglio tutti. Sentire, eh? Allora, me li voglio ripassare, vai. L'Ecopen, ah. Escada, Iceberg, sì. Sherwin Street, di più. Love Sex Money, le ragazze di St. Bart, sì. Della China Cashmere, Missoni Accessori e Blue Marine Accessori. Piero Guidi l'ha saltato però. L'ho saltato? Sì, sì, sì. Allora, hai bravo, capito? Ho fatto bene a ricordarlo. Non ti puoi dimenticare dobbiamo Piero tutti, Guidi, tutti, tutti. Avrebbe detto Mike, vero Cesare? Pietro Guidi è importante, ma soprattutto ecco. Un solo nome. Grazie, Chagall. Ecco qua. Adesso ti dedico un po' di musica, due ospiti internazionali, bella lei, bravo e simpatico, è bello pure lui perché no, mi piace molto anche alle donne, soprattutto un duo assortito, artisti che arrivano dalla capitale, il loro repertorio spazia dal latino al reggaeton, quindi insomma ci fanno sentire bello, di tutto, icone dei locali latini romani più in, dal Caruso al Coyote e molti altri, ancora su me, con noi Melisa e Papi Ramos. Buonasera, buonasera. Chiedono, le tue mani scendono, su di me arrivano, sono un fuoco, brucerò la passione che tu hai, senza più pensieri ormai, solo tu se lo vorrai.
Fantasy, vieni da me, tu non ci puoi credere. Sogno erotico sarò, solo se io lo vorrò. Sulle labbra tue vedrai, le mie labbra sentirai. Senza più pensieri ormai, sarò tua e lo vorrai. Il tuo corpo su di me fa fatica a reggere. Ho i battiti che io ho scandito a modo mio. Senza più pensieri ormai, sarò tuo e lo vorrai. Oh, oh, oh. Felino ti afferro discreto, l'odore del tuo corpo mi fa diventare matto. Scopro le carte, mi piace giocare. In mani di una strega, lo sguardo d'animale. Sfioro la schiena nuda e anche la stanza sua. E lascio il fuoco fino in cima come Montezuma. Apri le ali, sei pronta a volare. E se ero un stasio, tu la sei più che si sa. Mi guardami, parlami e dimmi se sono il tuo desiderio più re. Grazie. Grazie. E state qui, è stata qui. Ragazzi, che grinta! Noi ci siamo scatenati dietro le quinte, complimenti. Hai capito, Papi? No, nel senso buono, spieghiamo bene, siamo in Italia. Sì, Papi Ramos, lo so, infatti. Mister, se tu non pensa a qualche altra cosa, ma sembra brutto. E qui abbiamo Melisa con una S soltanto. Ecco, precisiamo. Impazzate nei locali della capitale, fate ballare tutti anche sui tavoli. E anche il Maria Caniglia, che è un pubblico bello, elegante e compassato, però vedo che le persone si muovevano. Evviva! Beh, io Fiori. Verrò a trovarvi a Roma, nei locali dove appunto vi esibite, perché vivo a Roma adesso. Ti devi scalzare però, ecco. Mi devo scalzare? Sì, devi togliere tutto, devi togliere i calzette, le scarpe, devi ballare. Guarda un po', c'è un omaggio floreale per te. Per Melisa, grazie infinite. Papi, complimenti ragazzi. Per te, insomma, un grande grazie. Abbraccio. Una grazie a tutti, grazie al certamen organizzato, grazie alla gente presente. Un beso grande, alla prossima. Ciao, ciao a tutti. Grazie, Melisa e Papi Ramos. Grazie davvero, Cirilli. Gabriele, sì. Grande comico simonese, avrebbe detto grazie le morte, si capilla questa qua, gli avrebbe detto sicuramente. Non ho capito come. Lo so, perché era una battuta in sulmonese, poi te la spiego. Allora, no, Papi Ramos, Papi Ramos. No, mi piace questa cosa dei Papi Ramos, Papi Ramos. Ramos. Ecco, oh. Ecco. Adesso lasciamo perdere Papi e Ramos e Mirai, che sono bravissimi, ma parliamo di moda in questo caso fascino, eleganza, ovvero Anna Mancuso per una donna così bella, giovane, dinamica, che ricerca una vestibilità morbida, una donna elegante ed esigente, insomma, che veste taglie regolari. Le tue sono irregolari, perché sei secchissima. Okay. Ma una 42 può andare bene, una 42? Beh, certo che va bene. Taglie regolari, una donna che sa cosa vuole e sa perfettamente dove trovarlo. In passerella, signori, le proposte moda donna di Anna Mancuso. Vai. Yeah. Yeah.
che si va Pirella, la donna Mancuso. Eccola, la donna Mancuso. Le donne Mancuso. Grazie ragazze, complimenti sempre. Che belli. Grazie questi mille. Abiti. Bellissimi. Grazie ragazze. Ciao, ci vediamo dopo. Ciao. Loro vogliono rimanere Loro qui. Vogliono che lo zio di Albacino le congedi. Poi lo zio ricorda invece alla cuginetta che sì, abbiamo... quindi io sarei la tua cuginetta. Sì, tesoro, più piccolina. Che bello. Io sono il controllore delle griff. Avanti. Forza. Griff numero uno. Sì. Allora, da Anna Mancuso, Diana Gallesi, Modiva e Baroni per taglie regolari e Blue Time Fashion per te, Baicrizia e Luisa Viola per taglie comode. Però tutto questo ovviamente in via Roma, Sulmona, via Roma numero 12, e poi troverete sicuramente un personale competente che vi saprà aiutare per gestire il vostro look. Evviva, evviva Mancuso, applauso a Mancuso. A proposito di ringraziamento, un ringraziamento tecnico a quanti hanno curato le splendide acconciature delle nostre manchenne, anche quindi Pascal Pezzullo, Pascal. Ecco, grazie perché mi ha appena tolto l'acconciatura in maniera molto veloce, ho detto 2 minuti a disposizione. Ti ha sciolto il crine, Pascal è veloce, fantastico, noto hairstylist di Sulmona, tira coffer di Prato La Peligna, poi ancora, da sempre Sulmona Moda, lo sono pietre miliari anche loro. Storici. Voglio dire grazie anche a chi ha curato il make-up, Laura Coletta, lo staff di Bicenter, anche Laura è una grande professionista sempre presente, un grazie va alla Giostra dei Fiori che ha impreziosito, guardate, il nostro palco, ma grazie anche ad Anna e a Salvatore Pezzullo di Vanity Hair, applauso per loro, truccatori. Ormai sono delle icone di Sulmona Moda. Scenografi. Sulmona Moda, icone come te, che sei assolutamente insostituibile. Beh, 9 anni di Sulmona Moda, insomma, veramente devo dire, lo dicevo prima, sono tante le manifestazioni che mi portano nel cuore. Sulmona Moda è una di quelle. Prego. Bene, allora musica, perché è arrivato il momento di una piccola, grande artista. Piccola perché lei è giovanissima, grande perché hai già avuto tante esperienze. Quest'anno ha partecipato anche al Festival di Avezzano, che tu hai egregiamente condotto. Grazie. Cara, e poi ancora al Sanremo Stars Festival e tante serate nel corso delle manifestazioni legate al concorso di Miss Italia, quindi è cresciuta molto professionalmente. Ma è cresciuta proprio, infatti era una bambina, adesso una donnina. Guarda, bella e brava. Mi verrebbe da dire, sai come si dice in napoletano? Ta si cresciuta. Ma sono cresciuta veramente, la volevo chiamare insieme. Sì. Signore e signori, Nicole Tuzzi. Dove trovarmi
se sai dove cercarmi, abbracciami con la mente, il sole mi sembra spento, accendi il tuo nome in cielo, dimmi che ci sei. Quello che vorrei vivere in te. Bravissima, prenditi questo applauso perché te lo meriti tutto, standing ovation. Poi dice io canto, ti lascio una canzone, no, noi vi lasciamo invece Nicole Tuzzi che ha cantato un brano difficilissimo di Laura Fabian, Adagio. Questo o lo sai cantare perché è un talento naturale che poi sta venendo fuori anche grazie alla sapiente maestria della Venus Entertainment, che devo dire ti promuove ovunque. E poi stai crescendo, devo dire, veramente di mese davvero, in mese. Guarda sentita, che bella guaglione. È bellissima, poi io l'ho sentita al Festival di Avezzano ed è si è migliorata tantissimo. Tanto, quindi cresci vero. Giorno dopo giorno. Luana, brava. Vieni, un bel bouquet per questa straordinaria signorinella ormai, che è Nicole Tuzzi da grazie Sulmona. Mille. Bravissima, Nicole. Tesoro. Bocca al lupo, eh. Cresce veramente, nel mamma senso... mia. Passano proprio le settimane e i bambini diventano poi uomini e donne, è il caso della nostra dolcissima Nicole. Adesso invece, no, ecco, senti, c'è guarda adesso? C'è questo di nuovo, la matematica. Aspetta. Sì, ciao Luca, ecco Luca del Sirari. Perché stando dietro le quinte... Ari, eccoci. Oh, Chicco, c'è stato pure io, non guarda soltanto il madonnone. Però voglio fare un complimento alla presentatrice, ecco, perché quanto sei bella Mirella. Grazie. Quanto grazie. Sei bella Mirella. Ci ha pensato pure in matematica per dirtelo. Senti, quante ossa ci avrà questa, occhio e croce, tu che sei un matematico? Ma io vedo più forme che ossa. Più forme che ossa. Ecco. Oh, una, sei andato bella... ingrifato, non soltanto con la matematica. Taglia 42. Senti, i numeri primi voglio sapere, avanti. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23. Ma questa è facile, una più difficile. Che ne so, diseguazione di secondo grado, voglio come vogliamo fare? Voglio sapere la radice quadrata di 4444. Allora, facciamo circa... Si sta concentrando. Smentito. 66, virgola qualcosa. 66. Qualcuno alla calcolatrice? Pure mio nonno, qualcuno con la calcolatrice, col telefonino, con l'iPhone, vedete un pochino il radicale che era, pannella, e che cosa 4004. Come? 4400 hai chiesto tu. 4444. Fate la domanda voi, altrimenti sembra tutto preparato. Una domanda difficile di matematica, avanti. 3x2 ho sentito. Vado al supermercato qua di fronte e gli rispondono. Il 3x2 è qui di fronte con la casciotta. Dunque, una domanda difficile, la sapete? La radice cubica di pi greco. Questo è interessante. Questo è uno forte, è tosto. Sì. Sarà anche lui un matematico. Io penso, per quanto so la matematica, non manco capito la domanda. Sì. Circa 1,5. Circa 1,5. Aspetta. Lo vogliamo... preciso, vabbè. Sai, da chi consegni poco. 1,4... periodico. Qualcosa. Va bene? Facciamo un applauso, va bene, Luca. Va bene, va bene. Grazie. Non dire che è facile, ragazzi. Luca, sei simpatico. Ragazzi, una cosa, un piccolo aneddoto. Noi siamo stati in un ristorante bellissimo, abbiamo mangiato divinamente.
ma quanto mangia questo qui, non avete idea. Ha mangiato quattro piatti di pasta, otto polpette, no, due pezzi di tutto e di più. L'antipasto a volontà, ma veramente, cioè la domanda è... È che a vedere tutte queste belle ragazze uno suda tante, quindi deve reintegrare sia libri. Scusa, ma se a tavola c'eravamo otto disgraziati di uomini, ah, tu pensavi a quello io l'avevo già vista prima. Ah, ho capito, bene, bene. Grazie amico! Grazie, ciao a tutti, grazie. Da Chiambretti Night. Che bello, dai, mi sto divertendo. Simpatico questo ragazzo, molto simpatico. Dunque adesso continua il nostro viaggio della moda, perché in realtà sul Mona Moda, lascio che te lo dica, dopo 9 anni è davvero un appuntamento cult per vedere le cose più belle. E quando si parla di un'azienda che ha quasi 100 anni di storia, mamma di successi mia, alle spalle, perché nel 1915 sorgeva un negozio importante che poi è destinato ad avere ancora grandi successi. Sto parlando di Caputo Abbigliamento, che va sempre verso una continua ed attenta ricerca di novità, seguendo le tendenze e talvolta anticipandole. Questa è la forza di Caputo Abbigliamento, da sempre sinonimo di eleganza, unicità, prestigio. Signore e signori, le proposte moda di Caputo Abbigliamento.
modello per un giorno, per una sera, vieni qua. Dai, Mirella, vieni, continua. No, la sessa, la sessa. Grazie mille. Un congedo di Caputo. Non devi fare queste cose. Singolare, sì. Singolare. Caputo abbigliamento, il meglio della, della moda uomo-donna. Ah, che meraviglia. Guarda qui, abbiamo... Oh. Prima per la par condicio ho ringraziato le nostre splendide ragazze, sono arrivati finalmente anche i ragazzi e il pubblico femminile del Caniglia, ecco, ha gradito. Ecco, un applauso anche ai ragazzi, scusami. Sorrisino però, grazie. Anche okay. l'occhio femminile vuole la sua parte. Sì, non ci provare perché da coppa, te a loro, eh. Oh, io non le posso guardare, come ho detto, audende, mi hai fatto brutto. Non li devi guardare perché mi incavolo. Perché sei geloso? Sì. Oh, va bene, anzi, obbedisco. Fuori, via. No, grazie ragazzi. Ciao. Potete andare, volendo, grazie. Vabbè, il congedo delle Caputo, ecco, due punti. Dobbiamo ricordare, sì, tutte le griffe. Innanzitutto che Caputo Abbigliamento si trova in Corso Video 109 a Sulmona e a Pineto in Via D'Annunzio 145. E anche a Pineto furoreggia Caputo. Sì, un'ampia scelta di capi delle migliori firme per una moda attuale ed esclusiva. Sì. Giorgio Armani, Woolrich, La Martina, Siviglia, Caos, Armont & Blaine, Fendi e Dior accessori e molti altri. Molto ancora. Di più ancora. Grazie Caputo Abbigliamento dal 1915, grazie. Dal 1915. La cosa bella di Sulmona Moda, tra le tante cose belle di questo format di Ivan Antonio Giampiero, che ha il doppio nome il ragazzo, ecco, non farsi mancare nulla, c'è appunto l'abbinamento, la moda, la musica, l'intrattenimento, gli ospiti. Poi continueremo a parlare dei bambini e dei bambini purtroppo meno fortunati dei nostri dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù. Certo. La musica, a proposito della musica, beh, insomma, questo è un ragazzo che presenta con una certa con un certo entusiasmo, affetto, perché anch'io, è uno di quegli artisti che stanno crescendo nella scuderia della Venus Entertainment. E ci siamo tutti e due affezionati molto perché poi è bravo, un ragazzo bravo, soprattutto molto umile, è un grande artista che adesso oramai è lì nel Conservatorio Santa Cecilia di Roma e sta studiando con cuore ingrato. E un omaggio anche a te che sei campana bella di quella splendida terra. Signore e signori, con noi Nicolas Mancini. Oh.
invece pienso a te. Oh, oh. Grazie. Complimenti Nicolas, complimenti maestro. Grazie. Complimenti. Vieni al centro, vieni, vieni al centro. Prenditi l'applauso del grazie pubblico mille. Che è meritatissimo. Grazie. Bravo, bravo, bravo. Tutto grazie. Per te che adesso ti sei fatto romano, lui è abruzzese, cara Mirella da Pescara è volato a Roma, beh insomma un'ora e mezzo di macchina, sei lì a Santa Cecilia, però sempre con l'abruzzesità del cuore. Come ti senti, come ti trovi alla Caput Mundi? Bene, benissimo. studi, fai serate? Sì. Ma sempre sotto l'egida però di Ivan. Zio Ivan e della Venus Entertainment che si conferma, cara Mirella, lui è l'occhio cucina vigile. Di talenti, vero? Bene, bene, bene. Prossimamente che progetti oltre agli studi importanti? Prossimamente un progetto con il maestro Vincenzo Capasso, autore di Mina. Ah. Stiamo preparando però dei pezzi per un CD, quindi... Bene, bene. Sì. Nicolas, in bocca al lupo perché te lo meriti. Crepi il lupo. Ciao, grazie. Grazie, arrivederci. Grazie, no, parlare di bambini fa sempre un certo effetto, i bambini ci riempiono la vita, i bambini sono straordinari. Poi sono una delle poche cose belle, vero, secondo me, che, vero, che vero. Ci sono. A volte sì. Basta un sorriso dei bimbi, io poi sono zio, non anch'io. Ancora papà, e quindi insomma ci possiamo anch'io. Capire, basta a volte anche vedere un loro sguardo per sentirsi meglio. E tutto vola via, insomma, come per magia, stanchezza, stress, nervosismo. Parlare e pensare ai bambini invece che hanno qualche problemino un po', devo dire, ecco, rattrista moltissimo. E per fortuna, devo dire, abbiamo questa grande realtà che affonda le sue radici, pensate, a 141 anni fa, perché quando è nato l'ospedale pediatrico Bambin Gesù era il 1869, davvero quattro lettini, pochissime stanze. Oggi invece è un'importante realtà, lo sappiamo, di proprietà della Santa Sede, non a caso il progetto allargato Bambin Gesù è molto a cuore al Santo Padre. Lo scorso 5 novembre, voi ricorderete, purtroppo le cronache ci hanno dato una notizia bruttissima, è andato in fiamme il padiglione Pio XII, grazie al cielo, senza alcuna conseguenza particolarmente grave, ed era proprio il padiglione dei bimbi che sono, pensate, in rianimazione e non al parco giochi. Questa è una cosa che fa sì. Malissimo. E adesso noi qui questa sera abbiamo una persona che vorrei chiamare insieme a te. Beh, diciamo che è bello vederlo anche una volta dal vivo, perché i protagonisti della televisione sono più riconoscibili. Sì. Lui è una delle voci più belle, più professionali, radio. Tutte vero. Le sere, dal lunedì al venerdì, dall'1 alle 5, ci tiene compagnia su RDS Radio Dimensione Suono, e con noi Luca Lazzari. Eccolo qui. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, benvenuto Luca. Buonasera. Ciao Luca. Fabiella, buonasera. Ciao Luchino. Ciao caro. Ciao, buonasera ciao. A tutti. Allora, basta non vederlo, sentirlo. Sì, sì, è lui, sintonizzato RDS. Luca Lazzari è qui con noi al Maria Caniglia. Eccomi qua. Benvenuto. Grazie. E hai, insomma, una particolare attenzione ai problemi dei bambini. Io so che questa cosa ti tocca. Prima ne parlavamo dietro le quinte. Mi tocca per una serie di motivi. Innanzitutto perché sono amico di Luca Guadagnini, che è il cantante degli L&B, certo. E di Roberto Carannante, che è il loro manager, con il quale mi sono imbarcato in un'impresa alla quale tengo tantissimo, un'impresa che per noi è fondamentale, perché vogliamo continuare nel nome di Aurora, che era la figlia di Luca, sì, sì. Una cosa che secondo noi tutti voi avete il diritto di conoscere. Noi ogni anno organizziamo un concerto, si chiama Rock per un bambino, e i proventi li diamo tutti quanti al Bambin Gesù. Fino a questo momento abbiamo raccolto 21.000 euro già raccolti e devoluti. Lo so, magari per qualcuno 21.000 euro non possono anche essere pochi, però con 21.000 euro si possono fare tantissime cose. È un buon inizio, esatto. Abbiamo ricordato come è partito questo ospedale con quattro letti e quattro stanze, esatto. Insomma, pian e piano. C'è questo progetto che si chiama Compagni di Viaggio. Compagni di Viaggio. Vogliamo fare in modo che tutti quanti, i privati, le istituzioni, le aziende, tutte le persone che hanno voglia di aiutare il Bambin Gesù, in maniera particolare il reparto che si al Pio XII, certo. E
ci sia sempre la disponibilità economica per acquistare dei mezzi che possano aiutare questi bambini. Ecco, Sabrina Amashon della Venus Entertainment, la nostra Luana. Mi dispiace non vedere qui sul palco Roberto Garanante, ma ciao, impegnato Sabrina nella postazione, appunto. Esatto, vero? Roberto sta controllando nella le bolle. Nella postazione che è fuori. E insomma, mettete i vostri soldini. Su questa targa c'è scritto una cosa molto bella, sul Mora Moda 2010, ok, all'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, che ogni giorno, una frase di Sabrina Mascio, mamma Sabrina, allevia le sofferenze dei piccoli portando un po' di luce e colore ai giorni bui e tristi di questi troppi bambini che non stanno bene. E ti vedo anche un po' commossa, insomma, batte in te anche un cuore di mamma. La stretta di mano a Luca Lazzari. Grazie, grazie Luca. Grazie Luca, grazie davvero, grazie per essere stato con noi. Grazie, grazie, grazie Sabrina. Io volevo ricordare. Sì, prego, prego, poi c'è anche l'ospite istituzionale. Ecco, allora facciamo presentare. No, prego, prego, non ti preoccupare. Semplicemente invece ricordare a voi che c'è appunto Roberto Garanante all'entrata del teatro che ha allestito uno stand per raccogliere dei fondi. Volevo certo ricordare che Sovraimpressione andrà un conto, il numero di un conto corrente per effettuare delle donazioni. Un quindi IBAN, perfetto, davvero un piccolo perfetto dono per un grande prendete gesto nota d'affetto. Grazie fatelo, Mirella per averlo ribadito. Intanto adesso per suggellare anche questo momento con un rappresentante delle istituzioni è con noi l'assessore alle politiche culturali e grandi eventi del Comune di Sulmona, Lorenzo Fusco. Prego dottor Fusco, ci raggiunga, eccolo qui. Buonasera, buonasera e benvenuto. Buonasera assessore e ben trovato, il microfono Sabrina, grazie. Allora assessore, Sulmona Moda ha sempre una importante quota, dico io, riservata alla solidarietà e alla beneficenza. Tu sei anche un papà, oltre che un bravo amministratore, insomma, quindi l'argomento penso che quest'anno sia stato particolarmente importante, l'argomento solidarietà, voglio dire. Io ringrazio che questa sera attraverso lo spettacolo, questo spettacolo così ben diretto dal mio amico, mi permette di dire Luca e della signora che è qui presente. Grazie. Io grazie devo dire grazie a voi perché con le vostre sponsorizzazioni cercate ancora, se ce n'è bisogno, di pronunciarvi in favore di un mondo pieno di sofferenze. Noi abbiamo il diritto e il dovere di essere presenti e dobbiamo essere grati a tutti coloro che come voi ci danno il proprio apporto. Grazie. Grazie al dottor Fusco. Grazie mille, davvero, che ha parlato evidentemente da medico anzitutto, dopodiché da assessore e da padre. Quanti Luca stasera? Grazie ancora Luca Lazzari, grazie all'assessore Fusco, grazie, grazie Fite. A Sabrina Mascio. Ciao bla bla, ciao ciao, scambio di mani e di affettuosità. Luca, tu questo lo conosci bene, me lo puoi anche riportare dietro le quinte. Ti ringrazio. Grazie, Luca. Tantissimo. Bene, bene, bene. E adesso, cara Mirella, noi andiamo avanti, speditamente si volta di nuovo pagina e dobbiamo voltiamo tornare a vestire. Ecco, esattamente, voltiamo proprio pagina, l'ho appena fatto, perché si parla di bianco, di candore, di organza, insomma si torna alla moda, ma in questo caso l'alta moda sposa è l'ultima quota, devo dire. Senti, io, sposa e moda. Ecco, scusami, sì, se ti interrompo. Prego, però, tu puoi tutto. Io me ne devo andare un attimino perché ho ecco un attimo qua una cosa da fare. Ha visto, capito, i quattro indossatori e tutto l'amore è finito. No, no, va a cambiarsi, no, sicuramente. No, ma no, che non ti tradisco. Lo so, dite tutte così. Ma Mirella è brava davvero. Parliamo di questo momento moda sposa dedicato appunto al matrimonio, non può che essere così, un momento importante, il momento del matrimonio, dicono le mie note, che richiede la professionalità, l'attenzione che soltanto un'azienda specializzata nel settore può dare. Ebbene, a proposito dell'alta moda sposa prontissima per essere sfoggiata o quasi ostentata qui sul palco del Caniglia, c'è Janine. Signori, la cerimonia e la sposa di Janine. Sposa. Yeah.
pleasure and pain. I've always been here and I will remain. Remembering the days and the times we shared. If you needed me, yo, I'll be right there. But now you're all gone and I'm here all alone. And now I must face life on my own. I wish you could be here to hold my hand. Some things in life I can't understand. What I'm gonna do without you? Why did you leave without me? Sometimes love comes randomly, but now it abandons me. Every morning I wish I could see your face. Now a quiet void lies here in your place. And till that day I see you again, death do us part, your long lost friend.
crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way to drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We'll be right back.
Ali. Grazie, grazie, grazie. Intanto ti faccio subito portare di nuovo microfono e cartellina. Che bella vestita da bacio perugina che sei, con un abito Janine. Dove sta la frasetta? Vogliamo scartare per leggere tutti quanti la frase. Non c'è la frasetta, però stupenda. Quest'abito è davvero stupendo. Sei emozionata di indossarlo? Molto. Devo dire che per una donna è sempre un'emozione. Però indossare c'è tempo ancora. C'è tempo perché l'amore è un sentimento che va coltivato, e va vissuto intensamente. E io in questo momento... Devi riprendere fiato. Ecco. Brava, riprendi fiato, allora, tranquilla. Bella la nostra Mirella con l'abito la sposa, grazie, di Janine. Grazie mille, Luca. E io vado a prendere invece la signora Janine, la titolare di questo atelier. Eccola qua, la mia amica, signora cara, buonasera. Eccola qui, la signora Janine. Complimenti, signora. Grazie, Omar. Grazie Janine per essere qui con noi. Voglio ricordare accanto a te i tuoi 25 anni di successi. Lei, la signora Janine, veste nel suo bellissimo atelier, la sposa con grande professionalità, poi è una persona dolcissima, la signora, ha una grande passione, in grado di soddisfare anche le clienti più esigenti. Diciamo la verità che quando vi sposate siete un po' esigenti, no? Beh, e allora, siamo ecco, troppo esigenti. E ci manca, lei vi accontenta, vi aspetta in via 24 maggio a Città Sant'Angelo, all'uscita dell'autostrada Pescara Nord, come dice sempre Janine, di fronte al casello autostradale. Certo. Allora incamminatevi verso il glamour, la bellezza e il fascino, andate nell'atelier Janine, evviva! Grazie mille, grazie signora. Volevo ringraziare tutti, grazie, buonasera. Grazie Janine, buonasera, grazie. Buonasera. Io voglio a questo punto invece, cara Mirella, dobbiamo cominciare a fare un po' di saluti, ecco, vero? Dobbiamo fare un po' di saluti perché appunto io voglio approfittare di questo momento per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito per la realizzazione di questa serata, a cominciare dalla presidenza del Consiglio regionale. E ancora la provincia dell'Aquila e ovviamente il comune di Sulmona, assessorato alla cultura e grandi eventi. E poi dobbiamo chiamare il direttore di produzione, Ivan Giampietro, che lo voglio qui sul palco accanto a noi. Eccolo. Ecco l'applauso per Ivan. Ivan, congratulazioni per questa nona edizione di Sulmona Moda. Ecco qua, bacino bacino. Complimenti, elegantissimo, sarai contento e soddisfatto con tutti i tuoi gioiellini intorno. Bravo Ivan, ancora un bel successo in casa tua. Io vorrei anche gli altri ospiti. Sì, adesso li chiamiamo subito, prima vogliamo dare un pochino a te un po' di lustro, vogliamo farti salutare. Michele Lunella, sì. tanti amici che saluto e ringrazio. Benissimo, detto questo ti chiamiamo, come no, Luca Tassinari, Luca Garagozzo, e poi mentre loro arrivano i nostri ragazzi, intanto può venire Luana, venite ragazzi, grazie per essere stati con noi, Nicola Sfancini, eccola qui, tutta la truppa al completo, Nicole Tuzzi a questo punto, Nicole Tuzzi, e poi abbiamo sicuramente i nostri amici cantanti, insomma quelli che sono rimasti ancora, che sono in teatro, mentre io ringrazio ovviamente il direttore audio Luci, Luigi Fracassi, il regista Donato Tugliani, il fotografo Gianni Silvestri, per... anche Francesco D'Alessandro. E poi dobbiamo chiamare Papi Ramos, dove sono? Sì, infatti ho detto tutti gli artisti che si sono esibiti che ancora fossero qui. Poi Sabrina Mascio, magari Sabrina volessi tornare, tornate, venite qui, come no, siamo in chiusura. Voglio ringraziare Cinzia Gabriele, che è sempre bravissima. Allora voglio dire ancora grazie a Pascal, l'acconciatore, a DB Center per il make-up, a Tina la parrucchiera che quando la acchiappo vedi che gli combino, Anna Salvatore Pezzullo, Mirè, quello che vuoi dire dici, quello che abbiamo detto, capito? Chi ha avuto Ivan? Chiara Tarato. Ricordiamo l'obiettivo, ritornando alla quota serie di solidarietà, ritornando all'ospedale pediatrico Bambin Gesù, voglio ricordarvi che uscendo, lo ha detto anche Luca Lazzari, lo ha detto ancora prima Luca Guadagnini, ve lo direbbe se fosse qui Roberto Carannante, manager e fautore di questo progetto. Che è lì, un grazie anche a Roberto uscendo, che sta facendo un bel lavoro questa sera. Uscendo siate un attimino, come dire, come siete, cioè carini, generosi, non passate indifferenti davanti allo stand che vi ricorda che a un'ora di macchina da qui ci sono tanti pargoli belli come i nostri, ma meno fortunati, di più non credo di dover aggiungere. A questo punto abbiamo detto proprio tutto, abbiamo ringraziato una tutti. Una cosa soltanto, grazie alla Venus Entertainment, da parte di Mirella Sessa e di Luca Di Nicola. Grazie a tutti, alla prossima. Grazie, ciao. Buonanotte a tutti. Ciao.